Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi voglio fare un video dove rispondo alle vostre domande riguardo il tema della scoliosi. Dopo aver pubblicato il mio video, dove vi racconto la mia esperienza con questa patologia, mi sono arrivate tantissime domande, tante persone con dei dubbi riguardo questa patologia, soprattutto abbinata alla ginnastica ritmica, e quindi io sono qui per voi e per rispondervi. Se non avete ancora visto il video sulla scoliosi, andate subito a vederlo. Bene, iniziamo. Tutte le vostre domande le leggerò e cercherò di rispondere al meglio che posso. Io non sono un dottore, non sono un medico, quindi non vi posso dare consigli riguardo la vostra condizione, ma sono qui per raccontarvi la mia esperienza, spiegarvi come mi sono sentita io e come ho reagito e come ho gestito questo problema che ho avuto e che ho tuttora alla schiena. Una domanda è: la scoliosi viene più spesso alle ginnaste o comunque agli sportivi o a chi non fa sport? Intanto la scoliosi non sempre deriva da un qualcosa che si fa, spesso è un fattore genetico o comunque una patologia che sia dalla nascita o con l'arrivo dello sviluppo, non legata a qualche particolare evento o sport che si pratica. Purtroppo non se ne conoscono le cause specifiche. Per questo non si può sapere se ci verrà o meno questa patologia. Non c'è nessuno studio che io conosca almeno che attesti che chi pratica sport, un certo tipo di sport, è più incline ad avere questa patologia. Nel mio caso è arrivata verso i 12-13 anni, quindi un anno in cui sono cresciuta in statura parecchio, anche se il mio sviluppo era ancora lontano ai tempi. Ovviamente all'inizio era molto lieve, poi con l'aumentare dell'età e quindi con lo sviluppo è peggiorata di molti gradi, quindi diciamo che il peggioramento è avvenuto quasi tutto insieme lo stesso anno. Come veniva vista questa patologia da fuori, cioè amici, compagni di classe o ginnastica? Devo dire che la scoliosi è una patologia abbastanza sconosciuta, quindi la conoscono bene e sanno di cosa stiamo parlando solo le persone che ce l'hanno. È difficile da spiegare. Puoi spiegare che hai la schiena storta, la schiena S, puoi far vedere la radiografia, puoi cercare di raccontare come ti senti con questa patologia, ma riuscire a comprendere davvero cosa significa avere la schiena storta non è facile. Io non sono mai stata derisa, presa in giro per questo problema, l'ho sempre affrontato, diciamo, in maniera abbastanza positiva, ma soprattutto, diciamo, la mia scoliosi è arrivata quando io ero già parte della squadra nazionale, cioè il vero peggioramento è avvenuto quando io ero già parte della squadra nazionale, quindi vivevo con le mie compagne, vivevo nel centro tecnico, non andavo a scuola la mattina come tutte le persone normali fanno, quindi andavo a scuola privata e quindi diciamo che anche con il corsetto mi vedevano più che altro le mie compagne di squadra. Quando uscivo la sera con gli amici o insomma andavo in giro fuori dalla palestra o non lo indossavo o comunque lo indossavo ma non dava particolarmente nell'occhio. Avevo comprato, mi ricordo, dei vestiti apposta un po' larghi che nascondevano quello che era il busto. Però diciamo che nei luoghi pubblici tendevo ad evitarlo, anche perché diventa veramente molto scomodo se si va a fare shopping o a fare un aperitivo o si esce con gli amici. Quindi lo mettevo più che altro nel quotidiano, quando andavo a scuola, nelle pause tra un allenamento e l'altro e durante la notte. Quando ti allenavi, sei sempre riuscita a fare tutti gli esercizi che ti dicevano? Perché la scoliosi non sono semplici alcuni movimenti, ma è raro che la scoliosi blocchi completamente la possibilità di eseguire alcune cose. Mi spiego meglio. A volte io ero molto limitata in alcuni dei movimenti che facevo, soprattutto durante la danza classica, dove magari si ricerca la cura delle linee, la perfezione delle direzioni anche del corpo, delle spalle. Per me, ad esempio, era molto più faticoso ruotarmi da un lato piuttosto che dall'altro, anziché fare una presa dietro, per esempio, no? Quindi per me prendere la gamba dietro e stendere, io ero molto flessibile di schiena, non era un sacrificio, ma al contrario, ruotare da un lato o dall'altro, anche solo per prendere un attrezzo, poteva essere molto più faticoso per me, perché appunto avendo questa schiena ruotata facevo fatica faccio tuttora fatica a girarmi da una parte piuttosto che dall'altra. Però non mi ha mai impedito di fare alcuni movimenti. Mi ha forse un po', diciamo, svalutata
svantaggiato in alcuni movimenti, quello sì. Quindi spesso, ad esempio, fare un attitude con la gamba destra dietro, attitude per chi non lo conosce è un movimento dove si alza a 90 gradi indietro una gamba leggermente piegata, quindi è un movimento statico, ok? È un movimento dove dobbiamo contrarre i muscoli della schiena, e per me alzare quella gamba lì era molto faticoso proprio perché la mia schiena era storta da quel lato e facevo molta molta fatica a fare attitude di sinistra. Sembrava quasi che non avessi voglia o comunque non mi impegnassi abbastanza per alzare la gamba. In realtà era proprio, avevo proprio un blocco in quel momento e preferivo, era meglio per me, più facile slanciarla, arrivare addirittura a toccare la testa con la gamba piuttosto che tenerla alla ferma con la forza, e andava contro la mia curva e quindi per me era molto 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 difficile. Quindi in quel senso sì, mi ha un pochino limitato, e più che altro per me era difficile poi spiegare che non era una mancanza di sforzo non alzare quella gamba, ma era proprio una difficoltà oggettiva. Come hai conciliato gli allenamenti con il busto? Diciamo che ho gestito bene il tempo in cui mettevo il corsetto, perché ovviamente avendo le giornate tutte molto uguali lo mettevo nei momenti di pausa, quindi tra un allenamento e l'altro, anche quando andavo a pranzo. Dopo il secondo allenamento lo tenevo poi anche a scuola, quando andavo a scuola, o comunque nel tempo libero quando poi ho finito la scuola, e lo toglievo solo per fare la doccia, poi lo ritenevo tutta la notte fino alla mattina seguente. Per me alla fine era diventato un'abitudine, anzi era diventato anche un aiuto, perché mi sosteneva, mi sorreggeva, e quando lo mettevo, nonostante il dolore e il fastidio fisico che inevitabilmente ti porta il busto, poi quando lo toglievo mi sentivo molto più dritta, mi sentivo molto più allungata, e questo mi aiutava molto poi anche durante l'allenamento. Non mi ha mai dato problemi di dolori o di altro tipo, ecco, ho sempre conciliato molto bene il busto con gli allenamenti, non mi ha dato nessun fastidio. Una domanda simile a quella di prima, ma con una sfumatura, se vogliamo, diversa. Ti ha penalizzato nel corso della tua carriera da ginnasta? Beh, penso che in un certo senso sì, nell'altro no. Nel senso che sicuramente mi ha aiutato moltissimo dal punto di vista caratteriale, perché avere questo, diciamo, ostacolo da superare tutti i giorni, quindi un ostacolo fisico, no? Da dover sopportare, da dover superare e scavalcare ogni giorno, ogni allenamento, mi metteva davanti a una sfida in maniera costante, e questo mi aiutava a essere ancora più forte di quanto già non lo fossi, no? Quindi non dovevo solo superare la fatica, gli altri problemi fisici che magari potevo avere, lo stress e tutto quanto, io avevo anche un peso che era quello comunque di avere una patologia alla schiena che magari mi faceva faticare di più in alcuni movimenti. Quindi questo, il fatto che io non mi potessi neanche lamentare di questo, perché comunque faceva parte di me e io ero la prima che voleva essere uguale alle altre, quindi non lo utilizzavo mai come scusa o come motivo per dare di meno in palestra, mi ha aiutato davvero a fortificarmi tanto, e quindi in questo mi ha davvero aiutata. Dall'altro lato è chiaro che sicuramente in alcune cose mi ha penalizzata, perché ovviamente avere la schiena dritta è senz'altro più comodo, più facile, ti aiuta, è molto d'aiuto quando si cerca di imparare equilibrio, si cerca di anche le rotazioni, i salti, cioè avere una schiena dritta, avere le due parti uguali del corpo sicuramente è un grosso vantaggio, quindi sicuramente sì, sarei stata forse una atleta migliore con la schiena dritta dal punto di vista fisico, non da quello psicologico. Il busto per quanto tempo l'hai portato? Il busto l'ho portato dal 2009 fino al 2016, quindi praticamente per 7 anni della mia vita. L'ho portato a ogni gara, è venuto con me alle Olimpiadi anche, ho comprato una valigia apposta per metterlo dentro, e quindi lo utilizzavo anche come contenitore di tutti gli attrezzi e i body quando andavo in giro, e quindi è venuto sempre con me. Sono stati anni lunghi, però alla fine per me era la normalità, quindi mi sentivo persa, svestita senza il mio busto, quindi per me era alla fine come un amico, non lo soffrivo più così tanto, anche portarlo in giro era diventato ormai la prassi.